Dottor Di Mauro, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Ecco, allora, appuntamento importante. Intanto partirei dalla scelta di Catania, no? Perché dico, sono delle cose importanti quando un congresso approda in una realtà, in un territorio, è un riconoscimento, se vogliamo, no? Anche a quel territorio, sia per quello che rappresenta, ma sia anche per il lavoro che viene fatto nel settore specifico, in questo caso quello della medicina legale, no, dottor Di Mauro? L'ultima volta che il congresso ha avuto modalità, diciamo, siciliana è stata 39 anni fa e all'apertura si ricorda che è stata fatta da Giovanni Falcone, quindi ritorna dopo 40 anni a Catania il congresso e ne siamo fieri ed orgogliosi. Quindi molto importante, quanta gente verrà e soprattutto, diciamo, che temi si affronteranno, dottore Di Mauro? Allora, intanto abbiamo avuto un successo straordinario, abbiamo 1034 iscritti, abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni al 25 del mese scorso in quanto la logistica non ci consentiva di poter ospitare più persone di 1000. I temi sono tanti, sono, diciamo, i più variegati, attengono chiaramente alla medicina legale, spaziano dalla colpa professionale alle nuove problematiche della disabilità, si parlerà di carceri e salute, si parlerà della patologia forense con tutte le varie declinazioni delle ultra specialità medico-legali che sono la tossicologia forense, la genetica forense, l'odontoiatria forense e quante altre specie di specialità ultraspecialistiche che servono per dare appunto dei tasselli utili al patologo forense per ricostruire le crisi di una morte violenta. Abbiamo anche altri, diciamo, tematiche importanti quali l'intelligenza artificiale, così non potevamo fare. Abbiamo 22 panel con 150 esperti che vengono da tutta Italia, abbiamo riferimenti, diciamo, governativi, abbiamo due sottosegretari e il ministro Musumeci che saranno presenti, avremo forse anche, abbiamo avuto all'ultimo minuto da venire anche il Nordio, ci farà un saluto da remoto, oltre alle istituzioni presenti ci saranno tutte le istituzioni accademiche italiane, ci sarà quella nostra del professore Pomara, autorevole cattedratico che ci ha dato una grossissima mano per la collaborazione e per la programmazione di questo straordinario evento dove ci lavoriamo da circa un anno e mezzo. Certo, a livello organizzativo. Il titolo del convegno, se vogliamo chiamarlo così, è La medicina legale, un ponte verso il futuro della sanità, intesa naturalmente a 360 gradi. La medicina legale negli anni ha assunto un significato, direi, non solo più importante, perché importante è sempre stata, ma, come dire, di diffusione, anche di comprendere, di essere consapevoli di quanto sia importante lo sviluppo di questa specialità. È vero, è così. Adesso, diciamo, l'abbiamo proprio intitolato un ponte verso il futuro della sanità, in quanto bisogna un pochettino sdoganare quell'idea che la medicina legale è legata solo e esclusivamente al settorato, cioè dire la parte della morte violenta, la autopsia e quant'altro. Noi invece stiamo facendo un progetto di riforma della medicina legale dove vogliamo in qualche modo far da padrone anche nella medicina legale e clinica, quella attuale, quella del territorio. Faccio un esempio: abbiamo prospettato all'istituzione la possibilità di avere presente un medico legale H24 in operatività sui pronto soccorsi, proprio per essere lì sul momento quando c'è un abuso, c'è una violenza, quando c'è qualcosa che comunque possa essere interessato veramente il diritto penale. Spesso noi periti o consulenti del pubblico ministero interveniamo dopo i fatti o magari dopo che le denunce vengono fatte, dopo mesi. Invece, quando c'è la possibilità di ipotizzare, diciamo, un reato, il medico legale, oltre chiaramente al clinico, al medico di pronto soccorso che presta le prime cure, potrebbe in qualche modo raccogliere dei dettagli che poi nell'eventualità di una finalità processuale possono essere certamente utili. Così come, diciamo, un ponte sul futuro della sanità italiana, abbiamo un ruolo ormai fondamentale come risk management. Il medico legale non soltanto studia la fonte degli alert degli errori per non essere più ripetibili, ma è una figura importantissima all'interno delle aziende quando vengono chiamate a delle responsabilità professionali, quindi al risarcimento del danno e quindi tutte le problematiche afferiscono a questo sistema giudiziario che quando qualcuno commette, diciamo, un atto di piena responsabilità e commette un danno ingiusto è costretto, diciamo, a risarcire. Sappiamo che la delicata questione della colpa medica, il medico legale ha un ruolo fondamentale sia per la prevenzione che sia, diciamo, nell'approccio sistematico di queste tematiche. Ecco, per chiudere, dottore Di Mauro, lei citava prima il fatto che la medicina legale per tanto tempo è stata, come dire, conosciuta o riconosciuta solo quando c'erano dei casi di autopsie da fare, casi di violenza. Io ricordo
per la mia, come dire, vicenda professionale, di aver conosciuto il professor Guardabasso, che era un'istituzione, ma stiamo parlando naturalmente della fine degli anni 70, e però c'era una scuola a Catania che è rimasta molto importante sotto questo aspetto. Lei ne è, in qualche modo ha ereditato, no? Oggi, con il ruolo di responsabilità che ha ai vertici regionali, anche questa tradizione. Diciamo che oggi la scuola catanese sta veramente in buona forma. Abbiamo un ordinario, il professore Pomare, che ha avuto l'accreditamento per la scuola di specializzazione, e questa è una cosa fondamentale. Diciamo, stiamo tenendo alta la testa, diciamo, della scuola catanese, che tra la specializzazione in Italia era una delle più antiche. Dopo Bologna, Catania è stata la seconda scuola di specializzazione in medicina legale in Italia. Stiamo lavorando tanto, diciamo, come sede di Catania, della scuola di specializzazione, collaboro con la cattedra di medicina legale, e riteniamo che ormai Catania sia fonte di fermento culturale, può essere certamente un riferimento, diciamo, a livello nazionale. E allora buon lavoro, buona accoglienza, perché c'è anche questa parte che è importante quando c'è un congresso così ricco di partecipanti, ma anche di contenuti concreti come quelli che ha esposto. Grazie dottore Di Mauro, buon lavoro e buon congresso. Grazie anche a voi, a presto, vederci. Grazie.